Buongiorno a tutti, sono Stefano Zunarelli, segno di diritto dei trasporti all'Università di Bologna e ho il compito di coordinare questa sessione dei lavori del nostro convegno dedicata a mobilità e logistica sostenibili. Non posso esimermi da ringraziare tutti gli organizzatori di questa importante occasione di incontro e di discussione che credo tocchi dei temi, e anche la sessione che è appena terminata l'ha dimostrato, di assoluta attualità e importanza in questa fase storica. Quindi, visto anche il ritardo che è stato accumulato, non mi dilungherò oltre nei preamboli e darei senz'altro la parola al professor Enrico Mattarelli, che è professore di macchine e fluido dell'Università di Modena e di Reggio Emilia. A te il compito di rompere il ghiaccio. Grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei parlarvi in questo intervento del ruolo del motore a combustione interna nella mobilità sostenibile. E ci sarebbero tantissime cose da dire, e il tempo ovviamente poco, e quindi per questo mi sono così scritto alcune note per cercare di essere il più sintetico possibile. Ecco, io vorrei iniziare il mio intervento con una considerazione che è sicuramente banale e scontata, ma che evidentemente non lo è poi così tanto tra coloro che si occupano a vario titolo di mobilità sostenibile, cioè il concetto che la mobilità sostenibile è un problema estremamente articolato e complesso, se non altro per l'intreccio di aspetti tecnici, politici ed economici. E quindi da un problema del genere non si può pensare di uscirne con soluzioni semplici ed immediate. Soprattutto non ci dovrebbero essere a questo problema approcci di tipo integralista, del tipo questa è la soluzione, tutte le altre sono sbagliate e non ascoltiamo ragioni. E purtroppo questo atteggiamento un po' integralista lo stiamo riscontrando da parte delle istituzioni politiche europee. E questo francamente è estremamente preoccupante. Ci sono varie cose che mi preoccupano, ma quella di cui vorrei parlarvi oggi è soprattutto quel concetto che sta passando, almeno per gran parte dell'opinione pubblica, che il nemico da abbattere per la salvezza dell'ambiente sia proprio il motore a combustione interna. E chiaramente io non sono d'accordo, ma non per questioni di parte, perché insegno motori, d'altra parte io sono anche presidente del corso di studio di veicolo, quindi per me un veicolo elettrico, un veicolo mosso da motore a combustione interna ha la stessa dignità, non è certo una difesa di classe, però mi preme sottolineare il fatto che non è il motore a combustione interna il vero problema. Se vogliamo cercare di andare verso una riduzione dei gas serra, bensì l'utilizzo dei combustibili fossili, quindi che si estende ben oltre il settore della mobilità dei trasporti. Anzi, i trasporti, secondo alcune statistiche recenti, sono responsabili del 16% delle emissioni di CO2 in atmosfera e per quanto riguarda le automobili si parla di meno della metà, del 7%. Quindi i numeri sono questi e non sono numeri che a mio avviso giustificano una crociata come quella che sembra l'Europa abbia intrapreso contro i motori. E, è ovvio che non è che questo voglio dire, con questo voglio dire che non si debba fare nulla perché tanto un 7% non conta niente. Certo che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo agire per andare verso appunto la decarbonizzazione dell'energia, ma questa decarbonizzazione deve essere estesa a tutti i settori, compresa la produzione di energia elettrica e soprattutto la produzione di energia elettrica, perché non serve a nulla
E credo che questo siamo tutti d'accordo, avere dei veicoli elettrici se poi l'energia elettrica la facciamo bruciando del carbone, perché le emissioni di CO2 evidentemente sono poi derivate anche dalla produzione di energia elettrica, dalla sua distribuzione, eccetera, eccetera. Quindi di fronte a questo problema, che ripeto sempre estremamente complesso, io credo che servirebbe un approccio molto pragmatico, cioè non ci si dovrebbe chiedere qual è la tecnologia migliore per la mobilità del futuro, bensì quali sono le soluzioni che adesso, hic et nunc, dovrebbero essere messe in campo per contrastare efficacemente l'effetto serra. E quindi nel passare in rassegna tutte le possibili soluzioni senza esclusioni, bisogna anche tenere presente il fatto che il risultato finale dipende dalla somma dei risultati parziali. Quindi se si riuscisse a fare una piccola riduzione in percentuale delle emissioni di CO2, ma su tutti i veicoli, beh, questo effetto potrebbe essere molto più significativo di andare a introdurre sul mercato dei veicoli che hanno emissioni zero, ma pochi. A parte che sul discorso delle emissioni zero io sono abbastanza critico, perché ritengo che non esistano veicoli che possano essere considerati veramente emissioni zero. Quindi in quest'ottica, insomma, ritengo che il motore a combustione interna abbia ancora qualcosa da dire e non debba essere messo da parte, come vuol fare la Commissione europea, che dal 2035 vuole vietare la vendita di auto con motori a combustione interna, anche ibride. Perché dico questo? Ci sono varie ragioni che provo a spiegare. La prima è macroscopica, che i motori a combustione interna possono funzionare benissimo anche senza combustibili fossili. E questo non è un qualcosa che avverrà nel futuro, avviene già adesso, è una tecnologia già ampiamente disponibile. Si tratta ovviamente di fare delle ottimizzazioni, degli studi ulteriori, non sto dicendo che la strada sia spianata, però esistono concretissime possibilità. E parlo di due tipologie di combustibili, anzitutto i biocombustibili, cioè quei combustibili che possono essere gasolio, metanolo, che derivano, metano, che derivano da biomasse. Quindi la biomassa, per crescere, ha assorbito CO2, e quindi quando vengono bruciati questi biocombustibili di fatto restituiscono semplicemente la CO2 che hanno utilizzato per la loro crescita. Dunque siamo a una condizione di neutralità. Un altro importantissimo aspetto, un altro importantissimo tipo di combustibili sono i combustibili sintetici, quelli che vengono chiamati e-fuels, cioè quei combustibili che vengono prodotti sinteticamente utilizzando dell'energia che si trova disponibile, che non viene non è però richiesta immediatamente in rete, e questi combustibili sintetici potrebbero avere appunto un impatto zero in termini di CO2. Il problema è evidentemente estremamente complesso, però io voglio sottolineare che qui stiamo parlando di soluzioni che sono già disponibili, già testate. Biocombustibili li abbiamo provati in laboratorio, ma già da anni, e non so se ne siete accorti, ma quando fate il pieno di gasolio, per esempio, c'è già una percentuale del 7% di biodiesel dentro al gasolio che immettiamo nella pompa, e questa percentuale si potrebbe aumentare tranquillamente fino almeno al 30%. È stato dimostrato che i motori attuali tollerano senza quasi nessuna variazione un incremento della percentuale di biocombustibili fino al 30%. Potrebbero funzionare in realtà anche al 100%, perché il meccanismo della combustione per i biocombustibili è praticamente identico al meccanismo della combustione dei combustibili fossili. Anzi, per certi versi alcuni biocombustibili offrono anche dei vantaggi dal lato delle emissioni inquinanti. Quindi sicuramente c'è questa possibilità di far continuare a utilizzare il motore a combustione interna, però con questi combustibili ecologici. E mi permetto di sottolineare che questo ci permetterebbe di
continuare a sfruttare un'evoluzione virtuosa che hanno avuto i motori a combustione interna, una storia di più di un secolo. Quindi, piuttosto che ricominciare da zero o comunque da un punto piuttosto basso con altre tecnologie, varrebbe la pena di non buttare via questo patrimonio che abbiamo. Una seconda macro ragione per non abbandonare i motori a combustione interna è che dal punto di vista delle emissioni, non sto parlando quindi della CO2, ma parlo del particolato, delle emissioni di CO, di idrocarburi incombusti, le vetture moderne hanno dei livelli di inquinanti che sono praticamente zero, quindi non è così scandaloso dichiarare una vettura Euro 6 come una vettura a emissioni zero, perché siamo molto molto vicini a questo limite. Per darvi un'idea, voglio guardare alle emissioni di particolato, il fumo nero dei motori diesel. Bene, il limite delle vetture Euro 5, quindi non sto parlando delle vetture di adesso, ma delle vetture di 10 anni fa, era di 5 mg al chilometro. Allora, facciamo un conto semplice. Prendiamo una percorrenza di 40.000 chilometri. Quindi, tipica percorrenza in cui si fa, per esempio, la sostituzione delle pastiglie dei freni. Bene, in 40.000 chilometri la massima quantità di polveri che può emettere una vettura Euro 5 di 10 anni fa è di 200 grammi. Quindi vuol dire che se io prendo una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, tutto il particolato emesso in 40.000 chilometri sono circa due dita in fondo a questa bottiglietta. Ora, se voi pensate a quelle che sono le altre emissioni, per esempio sostituite le pastiglie dei freni, in 40.000 chilometri probabilmente lo dovrete fare, vi accorgete che tra la pastiglia nuova e la pastiglia vecchia ci sono ben più di quei 200 grammi, senza contare le gomme. Pesate una gomma usata e una gomma nuova e vedete che lì si parla di chili di differenza. Quindi, se guardiamo questi numeri, ci rendiamo facilmente conto che il problema non può essere la circolazione delle auto, almeno di quelle nuove. Il problema è, parlo dell'inquinamento dei centri urbani, è piuttosto la circolazione dei tanti veicoli vecchi con più di 20 anni di vita. Allora, è questo il, se vogliamo efficacemente abbattere l'inquinamento urbano, dobbiamo cercare di far rottamare questi veicoli anziani, ma incentivare non solo il passaggio a veicoli elettrici, che non discuto certo sulla loro efficacia dal punto di vista dell'inquinamento, però teniamo conto che chi gira con un furgone di 30 anni non lo fa perché è così affezionato al mezzo, lo fa perché non ha i soldi per cambiarlo. Allora è molto più ragionevole proporre a queste persone che hanno veicoli molto, molto anziani di cambiarle con un veicolo, per esempio, già Euro 5, Euro 6, oppure, una cosa di cui penso parlerà qualche relatore più avanti, anche veicoli diciamo modificati, perché esistono adesso delle tecnologie che permettono di ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti dei motori attuali. Perché, mi scuso, sì, tempo stringe. Certo. E infine un'ultima ragione è quella che ci sono alcune categorie di veicoli che sono difficilmente convertibili all'elettrico, perlomeno darebbero tutta una serie di problematiche. Parlo in particolar modo del trasporto pesante. Qui per motivi di tempo non spiego le ragioni, però voglio solo ricordare che i famigerati motori diesel che vengono impiegati sui camion sono in realtà motori estremamente efficienti, si parla di efficienza del 50%, e con tutti i sistemi di abbattimento sono anche motori piuttosto puliti. Quindi andarli a mettere fuori gioco di fronte a tutte le problematiche che avrebbe un trasporto pesante completamente elettrificato non mi sembra così un'idea geniale. Io un'ultima considerazione che faccio per concludere è che l'equazione meno
auto con il motore a combustione interna uguale più auto elettriche è una equazione molto semplicistica, perché se si mette l'industria automobilistica di fronte a delle norme draconiane, si impone per volere politico che si vada in una certa direzione dove ci sono margini di guadagno estremamente più ridotti, dove ci sono spese e costi altissimi, si rischia che tutto il settore vada in crisi e si inneschi in Europa, visto che l'industria automobilistica è proprio una delle spine dorsali della nostra economia, si inneschi una crisi economica. Allora, in una crisi economica del genere non ci guadagna più nessuno, perché se non ci sono soldi non si comprano né veicoli elettrici né veicoli col motore a combustione, ci perdono tutti. E questo dovrebbe essere, secondo me, tenuto ben presente. Mentre invece vedo con molto favore il fatto di abbinare il motore elettrico al motore termico, come avviene correntemente negli ibridi. C'è un'esperienza che è particolarmente significativa, cioè quella della Formula 1. Sapete che nel 2014 c'è stato un grande cambiamento, si è passati dai motori a combustione interna alle power unit ibride, con motore termico, piccolo motore termico e due motori elettrici. Bene, queste power unit hanno dimostrato di avere un'efficienza straordinaria, perché si parla più del 50% di rendimento, e sono nettamente migliori rispetto alle precedenti generazioni di motori a combustione interna, ma anche rispetto ai motori elettrici della Formula E. Qui parliamo di power unit che sono in grado di sviluppare più di 1000 cavalli con dei pacchi batteria molto compatti che non pregiudicano né il range né nelle prestazioni dei veicoli, che sono straordinari, come sapete. Quindi la conclusione è che probabilmente i motori a combustione interna non sono nemici dei motori elettrici, ma si potrebbe addirittura scoprire che il miglior amico del motore elettrico è proprio il motore termico e viceversa. Con questo ho concluso, grazie. Allora, io ringrazio molto il professor Mattarelli che innanzitutto ci ha smascherato alcuni luoghi comuni del dibattito relativo al risparmio energetico nel settore della motorizzazione, e ha posto l'accento sulla necessità comunque di valutare attentamente quelli che sono gli effettivi benefici sul piano del risparmio energetico e più in generale ecologico degli interventi che si propongono, in concreto delle varie motorizzazioni che sono poste al vaglio dei decisori anche politici. Passerei la parola a questo punto a Cesare D'Ippolito, direttore Business Development in NGV Powertrain. La parola. Buongiorno, anzitutto ringrazio l'organizzazione, è un piacere essere qui. Possiamo utilizzare la presentazione? No, questo è il mio intervento. No, questo è... No, è il dottor Ippolito. D'Ippolito. Eccoci qui, proverò ad essere molto breve, molti assist me li ha già fatti il professor Mattarelli, che ringrazio per l'intervento precedente. Io rappresento NGV Powertrain, che è un'azienda di Reggio Emilia e si occupa proprio di motori a combustione a carburanti alternativi. Vi parlerò della decarbonizzazione della mobilità, di chi è NGV Powertrain, delle due attività principali che svolge, il primo equipaggiamento di sistemi di propulsione e di repowering, e poi di cosa facciamo in Emilia e nel mondo. I dati delle emissioni di gas serra e di CO2 nei 27 paesi dell'Unione Europea
del 2020, secondo le fonti della Commissione europea e di Statista. In Europa sono stati emessi l'anno scorso più di 4 milioni di tonnellate di CO2, di cui il 24% è relativo soltanto al settore dei trasporti e della mobilità. Vogliamo concentrarci oggi essenzialmente su quelli che sono i settori cosiddetti hard to abate, dove è difficile elettrificare ed abbassare le emissioni. I cosiddetti settori heavy duty, che rappresentano il 25%, quindi il 6% del totale, e poi i light commercial vehicles, il 10% della mobilità. Come menzionava prima il professor Mattarelli, non è possibile, per ragioni tecniche e pratiche, elettrificare tutti i mezzi dell'heavy duty. Ogni volta che si aumentano le dimensioni del veicolo e le richieste di energia e di potenza richieste dai duty cycle, dalle emissioni dei veicoli, è chiaro che non è possibile in ogni caso applicare la tecnologia elettrica. Vi sarà un mix di vettori energetici da impiegare. Ci sono delle applicazioni in cui la soluzione BEV, Battery Electric Vehicle, cioè i veicoli full electric, sono la soluzione più sensata. Pensiamo ad esempio in quelle aree come le aree urbane, densamente popolate, dove c'è bisogno di creare quello che si chiama local zero emissions, cioè zero emissioni locali. In quel caso, ad esempio del trasporto pubblico urbano o del last mile delivery, la propulsione elettrica è una soluzione molto indicata. In realtà la soluzione full electric è una soluzione poco flessibile su molte altre applicazioni, per cui è pensabile e ragionevole pensare che nel breve, nel medio e anche nel lungo termine coesisteranno delle diverse fonti di energia. Bisognerà combinare l'energia degli elettroni a quella delle molecole. L'energia delle molecole va decarbonizzata attraverso l'utilizzo di carburanti alternativi. Qui c'è una slide, una figura un po' provocatoria. Quello che vogliamo dire è che il contesto è sempre importante. Nella scelta del giusto propulsore occorre tener conto sia dell'applicazione in cui tale propulsore è installato, sia dell'ambiente e dell'area geografica in cui viene impiegato, e anche della disponibilità di risorse locali e anche, da un punto di vista più ampio, globali. La scelta del giusto propulsore passa attraverso un'analisi di sostenibilità che ha tre fattori: la sostenibilità ambientale, quella finanziaria e anche quella sociale. Il risultato è che non ci sarà una tecnologia prevalente e dominante nel futuro, ma ci sarà un mix di fonti energetiche che coesisteranno e che insieme, sinergicamente, dovranno portare alla più elevata e alla più sostenibile riduzione delle emissioni di gas serra. Questo è quello che proprio noi facciamo come NGV Powertrain. Sviluppiamo soluzioni pulite utilizzando ecosistemi, tecnologie, infrastrutture già esistenti, utilizzando ad esempio carburanti come il gas naturale, il CNG, l'LNG, ma anche soluzioni per il futuro, in cui si parla di quelli che si menzionavano prima, i biofuels, gli e-fuels, tra cui l'idrogeno è uno dei più noti. La nostra missione è sviluppare e produrre power system alternativi. La nostra visione è quella di diffondere soluzioni pulite a livello globale, quindi anche nei paesi emergenti. E il nostro purpose, la nostra stella polare, è contribuire ad una società a emissioni zero, con un impatto positivo sulla salute delle persone. Il primo equipaggiamento. Come detto, NGV Powertrain sviluppa nuove motorizzazioni per nuovi veicoli, nuovi modelli. Le nostre applicazioni sono quelle dei settori hard to abate, come ad esempio l'on-road, pensiamo agli autobus, ai camion, ai veicoli commerciali in genere. L'off-road, come macchine per costruzione, per agricoltura. Il settore ferroviario, quello marino, e quello di generazione stazionaria, come i gruppi elettrogeni. Lo facciamo con i carburanti alternativi già menzionati, a bassa o nulla emissione di CO2. Vorrei parlarvi brevemente dei benefici della mobilità a gas, di cui già prima si menzionava. La riduzione dei gas serra è soltanto la punta dell'iceberg. Con il gas naturale proveniente da fonti fossili si ottiene circa il 25% di riduzione della CO2 rispetto ai più moderni sistemi diesel Euro 6,
Con il biometano l'emissione di CO2 si annulla, in alcuni casi è addirittura negativa. Ci sono anche le altre emissioni inquinanti, gli ossidi di azoto, i particolati atmosferici. Si vede come la riduzione è enorme e considerando tutto il ciclo del prodotto, quindi well to wheel, dal pozzo alla ruota, il gas e il biogas rappresenta ancora oggi la soluzione più sostenibile. In più si può sfruttare l'ecosistema e le infrastrutture esistenti. Il TCO, il Total Cost of Ownership, è il migliore e il più bilanciato sia in termini di investimenti in conto capitale, sia in termini di spese operative dei veicoli che operano con questi motori. Si garantisce inoltre la massima flessibilità di utilizzo in termini di autonomia, resilienza e uptime dei mezzi. Riprendo il concetto dei piccoli contributi che poi alla fine fanno il risultato di cui si parlava prima. La strada per il 2030 per gli impegni di Parigi inizia oggi. Se vogliamo arrivare a utilizzare biometano per autotrazione al 100%, questo significa abbattere completamente le emissioni di CO2, dobbiamo iniziare fin da oggi. Federmetano ha stimato che nel 2020 circa il 19% del metano nella rete nazionale per autotrazione era proveniente da origini rinnovabili. Questo cosa vuol dire? Nel frattempo dobbiamo costruire la strada perché il biometano venga impiegato al 100%. Il metano e il biometano sono tecnologie al 100% compatibili. Il ruolo dell'Italia in Europa è quello di leader nel settore del gas. Lo sappiamo, abbiamo il più alto numero di distributori di CNG in Europa, la rete più sviluppata, abbiamo la presenza di local champion, di aziende della filiera e aziende del settore dell'energia che sono leader in Europa. La posizione strategica sul Mediterraneo configura l'Italia naturalmente come l'hub europeo principale per il gas naturale e potenzialmente anche per l'idrogeno rinnovabile del futuro. L'altra attività che facciamo è il repowering. Ci rivolgiamo cioè a vecchie flotte esistenti, parchi circolanti già in uso. Crediamo che non sia né finanziariamente né ambientalmente sostenibile continuare a smaltire vecchi veicoli che hanno ancora vita utile davanti, soltanto perché il motore non è più adatto alle emissioni. Attraverso il repowering e l'overhaul si può dare una seconda vita a questi asset, massimizzando quindi il ritorno degli investimenti e riducendo gli sprechi e i consumi. Energy Powertrain è leader nella conversione di mezzi diesel in nuovi mezzi a gas naturale o carburanti alternativi. Vorrei fare qui brevemente una piccola situazione del parco circolante dei mezzi adibiti al trasporto pubblico in Italia. In Italia ci sono circa 50.000 mezzi. Nel grafico possiamo notare l'andamento negli ultimi anni dell'età media del parco circolante italiano. Vediamo che all'incirca nello scorso anno l'età media dei veicoli italiani era di 12,3 anni, contro 7,5 anni di media dell'Unione Europea. Circa il 50% si pensi che è alto inquinante, cioè sono diesel pre-euro terzo. Servirebbe aumentare l'efficienza di questi veicoli e abbattere le emissioni. Il problema è che rottamando si creano sprechi e rifiuti. E inoltre c'è la necessità di investimenti molto elevati per sostituire un parco così vetusto. La soluzione è il repowering di NGV. Questo è qualcosa che abbiamo già fatto con grande esperienza in molti paesi dell'Europa e anche del mondo. Attraverso il repowering ammoderniamo la flotta e garantiamo la transizione energetica. Promuoviamo l'economia circolare, riduciamo i costi operativi a carico delle aziende del trasporto e, in ultima analisi, a fronte di uno stesso investimento si ottengono più mezzi puliti, quindi più incidenza sulle emissioni totali e sulla salute delle persone. Solo a livello di esempio si pensi che con una conversione, con l'acquisto di un nuovo mezzo a gas naturale si potrebbero effettuare ben 4 conversioni con il repowering. Se invece si considera un autobus BEV, un autobus full electric, il numero salirebbe ancora a circa 6 o 7 conversioni. Uno strumento utile, il decreto ministeriale 315 del 2 agosto del 2021.
Per la prima volta si parla in Italia di fondi assegnati dal piano complementare al PNRR per effettuare il repowering dei veicoli delle aziende del trasporto pubblico. Circa il 15% dei fondi assegnati di questo piano, quindi 90 milioni, possono essere destinati al repowering di mezzi diesel Euro 4 ed Euro 5. Chiudo raccontandovi solo un po' di più su quello che facciamo sulla nostra azienda. Siamo un'azienda globale. Siamo presenti sul territorio emiliano a Reggio Emilia e nonostante il nostro impegno verso la mobilità sostenibile, sia ambientale che finanziaria, per i paesi avanzati ed emergenti, crediamo molto nell'impegno preso dalla nostra azienda di creare valore sul territorio. Siamo membri di un'industria Reggio Emilia, siamo membri della Motor Valley Association. Collaboriamo molto con università del territorio e abbiamo diversi giovani ingegneri che arrivano dall'Università di Modena e Reggio Emilia, ad esempio. Vogliamo portare un impatto positivo sulla comunità locale, sulla nostra supply chain industriale e anche sull'ecosistema dell'Università della Ricerca. Grazie molto per l'attenzione. Ringrazio molto l'ingegner D'Ippolito per questo interessante focus su alcuni aspetti forse non adeguatamente considerati, come il tema dei carburanti alternativi, come il biometano, il ruolo che possono avere in questa fase e interventi quali il repowering, che indubbiamente ad un costo contenuto può avere un impatto molto importante sull'inquinamento soprattutto delle zone metropolitane, visto che consentirebbe un abbattimento rilevante delle emissioni del parco dei mezzi pubblici circolanti, con una spesa contenuta da quello che ci ha correttamente illustrato. Darei a questo punto la parola al ingegner Crespi, direttore generale dell'Interporto di Bologna. Prego. Grazie. Buongiorno, sono Sergio Crespi, direttore generale di Interporto, e oggi nel mio intervento vi parlerò di logistica ecosostenibile a tutela appunto dell'ambiente. E c'è una presentazione, se me la carica posso... Grazie. Quindi il mio intervento si inserisce perfettamente nel contesto presentato prima dai miei illustri colleghi, in quanto se c'è nel panorama nazionale un'istituzione che cerca di fare logistica ecosostenibile è la struttura interportuale. Gli interporti sono delle istituzioni create proprio da una legge dello Stato, la legge 240 del 90. La legge 240 del 90, all'articolo 1, cita proprio che l'interporto è un insieme coordinato e razionale di infrastrutture, servizi e attività atte a favorire lo scambio fra diverse soluzioni di trasporto merci con almeno un terminal ferroviario che permetta la realizzazione di treni intermodali ferroviari merci fra interporti, porti, aeroporti e sostenuti da una rete viabilistica e nazionale autostradale. Chiaramente Interporto Bologna ha tutte queste caratteristiche e non solo. Interporto Bologna è la piattaforma della logistica, la città della logistica più grande d'Italia e in una classifica specifica in Europa e figura nelle prime 4 piattaforme logistiche europee. E in questa slide ho identificato alcuni numeri importanti che veramente chiariscono di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una città della logistica. Pensate che si estende su circa 4.200.000 metri quadrati di superficie totale. Per farvi un esempio, è pari al centro storico di Bologna, quello fra le mura. E per quello che ci piace spesso e volentieri in presentazioni e in
in contesti istituzionali spendere questo concetto, perché è una vera e propria città. Vi sono più di 800.000 metri quadrati di magazzini coperti, 3 terminal ferroviari intermodali, e 120, stiamo facendo un censimento nuovo, sono circa 135 aziende inserite in Interporto, circa 5.000 persone che vi lavorano in modo stanziale, più di 6.000 mezzi pesanti che entrano ed escono tutti i giorni, un casello autostradale dedicato, e linee DCT e videosorveglianza. Quindi, per farvi capire cosa vuol dire fare logistica in un luogo dedicato, vuol dire farlo in Interporto. E in Italia di Interporti ce ne sono 25, riuniti in una organizzazione che si chiama UIR. I più importanti a livello nazionale sono Verona, per la sua vocazione intermodale sotto il Brennero, quello di Bologna e quello di Nola. E Interporto Bologna nasce 50 anni fa su un'idea lungimirante delle istituzioni pubbliche. Ricordo a tutti che Interporto Bologna S.p.A. è una società partecipata pubblica, 35% Comune di Bologna, 17% Città Metropolitana, 6% Camera di Commercio, quindi un 60%. E l'idea rivoluzionaria all'epoca fu proprio quella di promuovere il trasporto ferroviario intermodale, che di per sé è ecologico, e poi spieghiamo perché, e liberare l'area della Città Metropolitana, quindi urbana, di Bologna dal traffico pesante, e poi accrescere chiaramente il vantaggio competitivo creando sinergie fra gli operatori inseriti in questa città della logistica con le proprie basi logistiche e magazzini. E la posizione la conoscete tutti, quindi è strategica sia a livello nazionale che europeo, e permette veramente di creare un hub di rilancio dei trasporti tra Sud Europa, inteso come Italia, e Nord Europa. E senza dubbio è strategico perché fa parte di 3 corridoi internazionali TNT, che è l'unico interporto che presenta appunto questa caratteristica. E questa immagine dall'alto. Questa città si caratterizza quindi per 800.000 metri quadrati di magazzini, si è sviluppato in 50 anni con 3 piani particolareggiati, che per chi non è nella materia specifica sono una sorta di piani regolatori che disciplinano e razionalizzano lo sviluppo stesso di Interporto, rendendolo omogeneo e razionale a livello di contesto nel quale si sviluppa. Si sviluppa su 2 paesi, il comune di Bentivoglio e il comune di San Giorgio di Piano. Pensate che il terzo piano particolareggiato, che è quello per voi a sinistra, di 1 milione di metri quadrati, doveva essere pienamente occupato nel 2025, lo sarà nel 2021. Per farvi capire l'enorme fermento immobiliare della logistica che caratterizza il nostro territorio. Chi sono gli abitanti, le aziende di questa città della logistica? Sono tutte coloro che hanno contribuito, soprattutto in epoca Covid, a permettere alle vostre famiglie di mangiare, di nutrirsi, di spostarsi. E si va da grandi salumifici italiani, a Kamst, a Natura Sies e Gaffredo per il food, si va ad Admenta Pharmavarium per il farmaco, fino ai grossi trasportatori internazionali, SDA, e Poste Italiane, e BRT, TNT, Fercam, eccetera. Quindi tutte quelle aziende che in Interporto trovano servizi atte poi a sviluppare il trasporto delle varie merci. E certamente fondamentale è quello che distingue un Interporto da uno sprawl della logistica non controllabile, è che in Interporto deve esserci un terminal ferroviario, e questo terminal ferroviario deve fare treni merci, e treni merci proprio per loro caratteristiche sono delle modalità che permettono e sviluppano un trasporto ecosostenibile. E con grande soddisfazione Interporto Bologna sta sviluppando la parte intermodale in modo importante.
E pensate che, e questi sono numeri macro, ma pensate che nel 2020 in Interporto Bologna sono stati effettuati trasporti ferroviari pari a più 27% sul 2019. Cioè Covid contro pre-Covid. E nel 2021 i primi sei mesi portano più 45% sul 2020, con altri treni e relazioni ferroviarie merci che stanno partendo proprio in questi giorni. E Interporto Bologna SPA la gestiamo in tre modi, fondamentalmente l'avete già capito, la parte ferroviaria con servizi di termina, con servizi commerciali, con servizi innovativi come Merci Italia Fast, di cui poi parlo velocemente, e con un'officina di manutenzione carri ferroviari. L'immobiliare della logistica, lo sviluppo territoriale urbanistico di magazzini e il facility management per dare servizi ad alto valore aggiunto a tutti coloro che lavorano e che svolgono attività in Interporto. Ecco, questo è il network ferroviario di Interporto Bologna e vedete che la pallina rossa localizza Interporto, funge da hub come gateway, come rilancio di trasporti dal sud al nord con diverse modalità di trasporto ferroviario. E il trasporto ferroviario in Interporto è di trasporto ferroviario merci, stiamo parlando chiaramente, è di tre tipi. Il trasporto combinato non accompagnato, che velocemente vi dico è la singola unità di trasporto, semirimorchio, cisterna, cassa mobile, container, che sale sul treno da punto A a punto B, si muove col treno e il primo e ultimo miglio è effettuato dal trasporto stradale. Quindi capite già di per sé che più la tratta ferroviaria è lunga, più è economicamente sostenibile, ma anche ecologicamente sostenibile, perché vuol dire che se io faccio un treno per Bari e su un treno carico 40 unità di carico, per Bologna-Bari non avrò 40 unità di carico per l'autostrada, ma le avrò sul treno, con un risparmio ecologico, economico, ma anche di sostenibilità del traffico fondamentale. Quindi TCN sta per trasporto combinato non accompagnato. Abbiamo relazioni per Bari, per Busto Arsizio Gallarate, per Colonia, La Spezia e Livorno e Marittimo, Nola Piacenza e Zeebrugge. Poi abbiamo il trasporto ferroviario convenzionale, sono carri H, carri chiusi, dove la merce viene caricata pallettizzata e poi viene scaricata e caricata sui camion. E anche in questo caso con relazioni su Bari, Catania, Fiorentino, Torino e Treviso, permettiamo appunto un enorme risparmio di CO2 e decongestionando le strade. Poi c'è l'ultimo arrivato, un gioiello di ultima generazione, il Merci Italia Fast, che è il primo treno in Europa fatto fra Interporto e Merci Italia a trasportare la merce sull'alta velocità, con l'alta velocità, con gli stessi criteri del trasporto passeggeri. È stato preso proprio fisicamente un ETR 500, è stato svuotato e reso consono al caricamento della merce tramite dei ROS, delle gabbie di ferro. Questo treno viaggia a 300 km orari, media di 2,40, e congiunge Bologna e Marcianise in 3 ore e mezza. Quindi pensate a che punto si sta spingendo il trasporto ferroviario merci per cercare di trasportare anche merce time sensitive. Chiaramente, partendo dal presupposto che fare trasporto intermodale è di per sé già ecologico e tutela dell'ambiente, poi si può comunque gestire una città della logistica così grande come Interporto curando tutte altre situazioni. Per esempio noi abbiamo fonti energetiche rinnovabili, quindi abbiamo molti magazzini con impianti fotovoltaici, pari circa 120.000 metri quadrati. Abbiamo barriere antirumore e asfalti fonoassorbenti proprio per prevenire l'inquinamento acustico. Abbiamo la prevenzione dell'inquinamento attraverso il trattamento tempestivo di versamenti di sostanze tossiche, barriera e verde sia fascia boscata perimetrale che interna, il recupero di monitoraggio di acque piovane. Pensate che abbiamo una idrovora che è grande come due campi da calcio, un vero e proprio lago, una ricarica per auto elettriche e anche per frigo, per mezzi pesanti, un'illuminazione totale a LED e anche una,
un rifornimento di LNG che è la nuova e ultima frontiera ecologica, come mi illustri prima hanno parlato, che veramente è un nuovo strumento per permettere la sostenibilità del trasporto dei mezzi pesanti. Le aree verdi sono quelle che vedete in verde scuro, sono quelle perimetrali, una fascia boscata importante, e quelle in verde chiaro sono le aree verdi attrezzate anche con servizi come campi da basket, come beach volley, proprio perché il nostro must è cercare di migliorare la qualità di vita e di lavoro all'interno di questa città della logistica. Gli impianti fotovoltaici invece sono quelli collocati in verde, e pensate che con la potenza installata grazie a questi impianti fotovoltaici noi copriamo il fabbisogno di energia elettrica di un paese di oltre 6.000 abitanti. E un accenno, perché l'hanno fatto chi mi ha preceduto, noi stiamo realizzando e verrà realizzato completamente una stazione di rifornimento di LNG che si va a sommare anche a quella tradizionale. L'LNG è una fonte energetica a minore impatto ambientale rispetto anche al gas naturale, perché produce emissioni di anidride carbonica inferiori rispetto alla maggioranza dei combustibili fossili, e può essere applicata ai mezzi pesanti, mentre, come si diceva giustamente prima, la stessa cosa non si può fare con delle power unit elettriche. E quindi noi con grande soddisfazione e orgoglio abbiamo accolto questa nuova infrastruttura che verrà inaugurata entro il 31-12 di quest'anno. E chiaramente quando si parla di interporto si parla anche di mobilità delle persone, e quindi poi do un assist anche a Tiper. E per raggiungere Interporto occorre comunque fare dei chilometri, perché Interporto è a periferia della città, e ci sono persone che arrivano dal bacino di Ferrara, ci mettono 50 minuti, dal bacino di Bologna impiegano 40 minuti. Come la si raggiunge? Abbiamo due linee di trasporto pubblico, Tiper, la 445 e la 448, un bus navetta privato di Interporto Bologna SPA, una pista ciclabile che si inserisce come collegamento con la bicipolitana bolognese. Entro il 31-12 parte anche un progetto di carpooling, e poi abbiamo anche un mobility manager di sito che cerca di rendere sinergiche le relazioni con tutti gli altri mobility manager di tutte le aziende collocate all'interno di Interporto. E quindi fare logistica ecosostenibile si può, l'Interporto è lo strumento anche giuridico che permette di farlo, e spero di, con il mio intervento, di avervi fatto capire quanto è importante Interporto Bologna in questo contesto, e soprattutto, visto che parliamo a Bologna, di una società che tutta Europa ci invidia, perché è possibile fare logistica in un certo modo. Grazie mille. Bene, grazie dottor Crespi per averci illustrato le caratteristiche dell'Interporto di Bologna, peraltro molto conosciute agli addetti ai lavori. Colgo un punto di quelli che forse anche marginale di quelli che sono stati illustrati, e cioè di come l'Interporto si stia dotando di strutture diciamo di supporto alla vita di chi lavora nel mondo della logistica. Guardate, tutti gli addetti ai lavori di questo settore sanno bene che il problema attuale, ma soprattutto di prospettiva, degli operatori dell'autotrasporto, ma non solo, è quello di trovare giovani disponibili a operare in questo settore. Non ci sono autisti, tutte le imprese stanno affrontando questo problema. Il lavoro del settore della logistica deve diventare un lavoro attrattivo per ragazzi anche qualificati. È evidente che l'autista di un camion del 2021
ha un ruolo, si richiedono delle competenze ben diverse da quelle di un autista di 30 anni fa, è un lavoro molto qualificato, ma la percezione sociale non lo è ancora per nulla. Quindi il fatto che gli interporti si stiano dotando di strutture atte a rendere più appetibile il lavoro in questo settore rispetto a quanto non sia oggi, lo ritengo molto importante per risolvere questo che è una delle principali sfide del nostro futuro, anche perché ovviamente una logistica verde presuppone persone qualificate che operino nel settore della logistica. Ciò detto, do senz'altro la parola al dottor Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tiper, anche perché ovviamente non solo di merci ci dobbiamo occupare, ma anche della mobilità delle persone, sempre nella prospettiva green. Prego. Grazie mille dell'invito e dell'opportunità. Abbiamo realizzato un video che, se possiamo mandare dalla regia, può illustrare un po' quello che facciamo e poi commenteremo. C'era direttamente il video. Sì, questa è la fine, non so se possono... abbiamo condensato i tempi un po' troppo, forse. Troppa la lettera, ecco. Di invito. Possiamo passare alla presentazione. Allora, grazie. Questo è un video che hanno realizzato dei nostri ragazzi e quindi mi faceva piacere, anche perché hanno fatto un grande lavoro e hanno condensato in 2 minuti tutto quello che facciamo e di cui vorrei parlarvi oggi. Questo era lo stesso video di prima, lo possiamo andare avanti. Ecco, che cos'è Trenitalia Tiper? È una società che nasce dal 1 gennaio 2020 per gestire il servizio di trasporto pubblico regionale in Emilia-Romagna, con un arco temporale di 15 anni, con una possibilità di rinnovo per ulteriori 7 anni e mezzo. Ha fatto un po' la sintesi delle varie realtà che nel trasporto regionale, quindi sulle reti regionali, al di là di quello che era Trenitalia su RFI, era presente nei primi anni 2000, divenendo una società partecipata al 70% da Trenitalia e al 30% da Tiper, che opera in maniera a sé stante all'interno dell'Emilia-Romagna. Che cosa è Trenitalia Tiper? È una società di 1.400 persone circa, la maggior parte delle quali ovviamente impiegata nei ruoli operativi, quindi capitreno, macchinisti, operai della manutenzione, personale di assistenza, vendita e quant'altro. I punti di forza sono sicuramente l'innovazione e la sostenibilità. L'innovazione passa attraverso la dote principale che ha la società di 86 nuovi treni consegnati negli ultimi 2 anni, quindi quando si parlava di età media dei veicoli ovviamente abbiamo un punto di eccellenza perché sono treni con circa 2 anni di vita ad oggi,
26 di questi treni erano già presenti ma hanno meno di 10 anni di vita, eccetera. Poi dopo vedremo quali sono. 880 le corse ogni giorno effettuate, con un movimento di persone di circa 150-160.000, dati pre-Covid, ma pian piano ci stiamo avvicinando. Le flotte sono quelle che vedete qui sotto, sono treni a doppio piano come i ROC, che sono i più capienti, quelli ad alta capacità. I treni POP sono treni a media capacità, che permettono quindi relazioni più brevi, anche questi sono i treni più nuovi. Gli Stadler sono i famosi 26 treni, anch'essi dedicati molto al trasporto pendolari, e alcuni treni con qualche anno in più di vita, ma nemmeno troppi. Pensate, i Pesa per esempio sono dei treni diesel, quindi anche qui c'è una parte di trazione ancora fatta con diesel, ma anche questi con meno di 10 anni di vita, e una serie di automotrici tradizionali destinate pian piano a uscire di scena, sia per l'innovazione tecnologica necessaria, sia per il fatto che la regione sta elettrificando progressivamente tutte le linee regionali, e da qui a 5-6 anni questi saranno ormai un ricordo del passato. Di cosa parleremo? Parleremo quindi dei nuovi treni. I ROC e i POP sono treni che, come dicevo, oltre a essere molto giovani, sono anche molto vicini all'argomento della sostenibilità. Sono treni che hanno, rispetto a un treno tradizionale, un 30% abbondante di consumi in meno, quindi più efficienti energeticamente, quasi completamente riciclabili. E qui il tema è sicuramente centrato nella giornata di oggi. Consideriamo che fino a un 97% dei materiali utilizzati per costruire questo treno, ovviamente costruito in impianti con una serie di accorgimenti anch'essi votati all'argomento della sostenibilità, 97% dei ROC sono riciclabili e 95%, quindi una cifra paragonabile per i POP. Sono treni che hanno anche un'attenzione green al discorso intermodale, di cui parleremo tra poco, perché permettono di ospitare a bordo fino a 18 biciclette sul ROC, fino a 6 bici sul POP, e anch'essi con una postazione di ricarica per le bici elettriche. Andando avanti, l'integrazione urbana e l'intermodalità in generale sono la seconda fermata di questo brevissimo viaggio che facciamo insieme, e vanno un po' a raccogliere altri stimoli che sono stati discussi oggi. L'intermodalità per noi vuol dire lavorare in sinergia con le altre imprese del territorio, con le imprese della gomma, le imprese che fanno trasporto pubblico locale, e questo lo facciamo sia con accordi diretti che facciamo come Trenitalia-Tiper verso le regioni, sia con integrazioni che sono promosse dalla regione, come ad esempio quella che dà la gratuità sul trasporto pubblico urbano nelle 13 principali città dell'Emilia-Romagna, laddove ci sia un abbonamento mensile o annuale. Adesso poi c'è anche la gratuità degli studenti, quindi si sta andando sempre più verso la promozione del mezzo ferroviario. Tutto questo viene digitalizzato all'interno delle carte elettroniche, la carta unica, che è un prodotto Trenitalia, o la carta Mi Muovo, che è un prodotto regionale. All'interno di queste però vengono ospitati, diciamo, i codici degli abbonamenti sia ferro che gomma. Intermodalità vuol dire anche, come poi diceva il collega prima, la possibilità di raggiungere luoghi di lavoro o università o enti o comunque qualsiasi posto con un accordo di mobility management fatto con le aziende. Trenitalia-Tiper sta entrando in maniera abbastanza imponente, possiamo dire così, in questo settore, grazie proprio alla collaborazione, un po' perché l'anima Tiper è la parte su gomma, essendo socio della società abbiamo una discussione privilegiata con loro, e quindi lavoriamo spesso insieme. Questo è un esempio degli accordi fatti nel 2020, e sappiamo bene che il 2020 è sicuramente un anno poco significativo dal punto di vista dei numeri, ma già qui tante aziende, tanti enti hanno scelto di optare per questa soluzione. Da qui poi si potranno andare a fare delle soluzioni più customizzate, andando a studiare le realtà territoriali, le modalità di arrivo e partenza da quelle realtà, e quindi collegare il substrato di realtà ferroviaria, che ovviamente ha una serie di vincoli, con quello invece più legato alla parte mobilità su gomma. Altra fermata è quella del tipo di offerta. L'offerta ferroviaria, come dicevo, è un'offerta più statica, ma sta andando sempre di più nella
direzione di intercettare tutti i tipi di bisogno, sia il bisogno dei cosiddetti commuters, i pendolari altrimenti detti, e quindi con un'offerta che è cadenzata in determinate fasce orarie, ovviamente intensificata in certe fasce, quelle della mattina e del pomeriggio, ma anche e soprattutto negli ultimi anni verso una mobilità che guarda molto favorevolmente all'utilizzo del treno per attività di tipo leisure, quindi vacanze, riscoperta delle città d'arte, scoperta del territorio, valorizzazione del territorio. Sono usciti anche alcuni video che nell'ultimo periodo proprio per riscoprire il territorio attraverso il treno, e potrebbe essere un qualcosa che verrà anche nel futuro. Questo è un esempio degli accordi che sono stati fatti recentemente e grazie ai quali, attraverso l'utilizzo del treno, si può andare appunto a scoprire il territorio piuttosto che una città d'arte con la bicicletta, o fare del trekking, quindi fare anche attività che guardano un po' verso il benessere delle persone, sempre in maniera green e sostenibile. Un esempio dei bullet che vedete all'interno è il numero di fermate che ogni giorno hanno le principali città. Questo dà anche un'altra cifra abbastanza importante di quello che facciamo e della capillarità e la potenzialità enorme che il muoversi con il trasporto regionale oggi può offrire. Andando avanti, anche qui molto velocemente, che cosa sta succedendo dal punto di vista dello share fra acquisto dei titoli di viaggio fisico o digitale? Facciamo una distinzione: i canali fisici sono per noi quelli intermediati, quindi biglietterie e agenzie di vendita. Invece i canali digitali sono i canali, quelli dove non c'è un'altra persona dall'altra parte, che tendenzialmente offrono un prodotto digitale, quindi senza consumo di carta, quindi si passa dal punto di vista, diciamo, elettronico del biglietto. Ecco, ad oggi, analisi da Year to Date a settembre, abbiamo quasi l'83% di persone che acquistano un biglietto, un titolo di viaggio in formato digitale o elettronico, e questo è un grande passo in avanti, ma spinge a fare tante riflessioni anche sull'utilizzo delle risorse, su dove andare a fare investimenti, su cosa andare a puntare nel futuro per andare a rincorrere questa che è una tendenza non solo del settore ferroviario evidentemente, ma un po' dello stile di vita che ci si è proposto anche un po' forzatamente negli ultimi anni. Ultima tappa del viaggio, mi piace dire il dietro le quinte. Abbiamo parlato di una città ferroviaria molto, una città anzi più che ferroviaria molto grande, questo è un paesino ferroviario nei confronti dell'interporto, ma parliamo comunque di oltre 200.000 metri quadri di superfici coperte e non coperte, che sono state oggetto tra l'altro negli ultimi anni di un intervento molto massiccio di circa 30 milioni di investimento per potenziare in parte, ma ampliare completamente e costruire nuovi capannoni di manutenzione che avete visto un po' anche nel video precedente, proprio per la manutenzione dei treni ROC e POP. Questi hanno ovviamente avuto sono stati costruiti tra l'altro in tempi abbastanza rapidi, perché siamo partiti nel 2018 e adesso avremo la consegna definitiva dell'ultima parte dei capannoni a ottobre di quest'anno. Considerate che durante le lavorazioni di costruzione c'erano anche le lavorazioni della manutenzione, perché i treni man mano cominciavano ad essere consegnati, quindi con una attenzione molto particolare anche al tema della sicurezza, del lavoro e quant'altro. Ma nella realizzazione di questi impianti sono state utilizzate tutte le tecnologie di cui abbiamo in parte parlato oggi, ad esempio l'illuminazione a LED su circa 2.400 corpi illuminanti, e vedete qui la differenza sia dal punto di vista di resa energetica. Ovviamente il LED ha una resa, un'efficienza, un periodo di vita estremamente lungo rispetto a una lampadina incandescenza, una lampadina elogena, ma soprattutto a livello di costi. Abbiamo pressoché dimezzato i costi, allungando la vita i costi di gestione annuali, diciamo, rispetto però a una vita potenziale del prodotto che è estremamente più lunga. Quindi ovviamente il risparmio va visto in questa prospettiva. Fotovoltaico, tutti i nuovi capannoni per 700 metri quadri circa sono già in parte, sarà completata la parte di attrezzaggio fotovoltaico per permettere una quasi totale indipendenza della parte di supporto di base. Ovviamente alcune attività più energivore non possono essere direttamente alimentate solo con il fotovoltaico, ma è comunque una buona parte che viene utilizzata per questo tipo di scopo.
Ancora il riscaldamento, anche qui c'è stato un'importante innovazione che è quella dell'utilizzo, in realtà già da alcuni anni, dei pannelli a irraggiamento che rispetto al riscaldamento dell'aria con gli aeroconvettori portano a un'efficienza molto maggiore, e gli impianti di lavaggio esterno cassa dei treni che utilizzano acque riciclate e riciclate nella fase successiva per i lavaggi sotto cassa, anche qua con un risparmio energetico. Questo c'è anche qui un breve video che fa vedere sostanzialmente come viene lavato un treno all'esterno. Questo è l'impianto di lavaggio messo in funzione da pochissimo tempo, è un treno ROC che viene sottoposto a lavaggio. Così questo tra l'altro consente un recupero dell'acqua, un recupero del tempo e quindi anche maggiore disponibilità dei mezzi. Vado a chiudere con le ultime due cose: tecnologia sostenibile anche per il futuro, progetti di recupero delle acque di prima e di seconda pioggia, cioè le acque cadute nel primo quarto d'ora, 20 minuti, e nella seconda parte di una giornata di pioggia. Le prime vanno direttamente a depurazione e possono essere poi impiegati per usi industriali, per esempio il lavaggio del treno sotto cassa. Le altre vengono successivamente laminate e verranno successivamente laminate ed utilizzate ad esempio per l'utilizzo agricolo, e questo diciamo richiama anche un po' quello che si è detto nel primo panel rispetto all'utilizzo, alla nuova realizzazione dei parchi urbani, essendo poi la nostra area abbastanza vicino a uno di quelli che abbiamo trattato. Ultimo aspetto, se ci riusciamo, eccolo qui, è anche l'area dei parcheggi. Anche per chiudere un po' il tema da questo punto di vista, sarà prevista l'installazione di l'ampliamento delle postazioni per le biciclette, per la sosta bici, ovviamente anche queste attrezzate con pannelli fotovoltaici per la ricarica delle stesse bici. I mezzi aziendali saranno progressivamente trasformati in mezzi aziendali, ovviamente per utilizzo appunto di ufficio, con mezzi elettrici, con colonie di ricarica, alcune delle quali destinate anche ai dipendenti in modo che possano anche loro optare per questa scelta. E l'ultimissimo stimolo che vogliamo dare è anche un occhio a quello che è successo, ovviamente che sta tuttora succedendo, per quanto riguarda la protezione delle persone per il Covid. Anche qui è stata scelta una soluzione che ha un impatto ambientale decisamente, anzi potrei dire quasi nullo. Infatti la soluzione con acido ipocloroso viene realizzata con un reattore che è stato progettato da un'industria del territorio e acquistato, e che permette da acqua e sale da cucina di ottenere questo acido, che ha una efficienza certificata contro il Covid e che viene utilizzato quotidianamente per la sanificazione dei treni. Così come potete vedere viene irrorato all'interno dei treni con degli erogatori. È una nebbia secca che non dà nessun tipo di problema sui tessuti o sulle apparecchiature elettriche e elettroniche, non è nociva per l'uomo e quindi ha tutta una serie di vantaggi. E poi con il treno in funzione, ovviamente senza le persone dentro, ma non sarebbe nocivo nel caso, viene aspirato dagli impianti di condizionamento e quindi ridistribuito tutto all'interno dei treni. E questo è un altro punto, secondo me, di eccellenza che è stato utilizzato e che continueremo a utilizzare finché ce ne sarà il bisogno. E con questo chiudo, grazie. Ringrazio l'ingegner Tullio per l'illustrazione ovviamente del ruolo che la mobilità soprattutto regionale può avere ai fini di un approccio sempre più ecosostenibile del sistema della mobilità, e anche delle specifiche tecnologie di cui sono dotati i treni in uso nella nostra regione. Darei senz'altro la parola ora al collega Massimo Campailla, che è professore di diritto della logistica e dei trasporti dell'Università di Ferrara, pregandolo della massima sinteticità perché siamo ampiamente fuori orario. Senz'altro, grazie. Cerchiamo di correre, lancerò giusto un po' di spunti che poi potranno essere approfonditi in eventuali successive occasioni. Il tema dell'incontro della due giorni di ieri e di oggi è stato quello dell'economia pulita, che si colloca ovviamente nel più ampio contesto della transizione ecologica, che è una delle sfide cruciali che oggi la nostra società e quindi di conseguenza la politica si trovano davanti per i prossimi anni.
è una delle sfide cruciali, perché in realtà a fianco alla transizione ecologica noi abbiamo quantomeno un'altra grande area tematica che ci impegnerà tanto quanto la transizione ecologica, e mi riferisco all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. A tal punto questi due temi sono rilevanti che l'ultimo governo ha ritenuto di creare due fra i più importanti ministeri preposti proprio alla gestione di queste tematiche. Tematiche che da certi punti di vista potrebbero sembrare distanti, ma che in realtà devono essere trattate senza che l'una perda di vista l'altra, con riferimento a moltissimi di questi aspetti e anche con riferimento al micro tema che il panel di questa mattina sta venendo a trattare, e cioè la mobilità sostenibile. Qualche spunto di riflessione a riguardo. Con la transizione digitale ci si pone quale principale obiettivo quello di dare accesso a fasce sempre più ampie della popolazione a internet veloce, a internet a banda larga, nonché a trasferire competenze digitali a fasce sempre più ampie della popolazione, le quali siano in grado quindi di sfruttare queste nuove capacità tecnologiche che il mondo d'oggi ci offre. Ma come l'uomo della strada tendenzialmente sta cominciando a sfruttare, e come sempre più sfrutterà queste nuove opportunità offerte dal nuovo mercato? Beh, è chiaro, gli ambiti sono innumerevoli, li stiamo vedendo e toccando con mano tutti i giorni, dallo smart working alle lezioni fatte online, l'amministrazione digitale e via dicendo, ma non va tralasciato un aspetto che è fondamentale perché mosso da esigenze dell'economia: lo sviluppo sempre più rilevante dell'e-commerce. In epoca di pandemia l'e-commerce ha già conosciuto uno sviluppo considerevole, si ritiene che negli anni prossimi questo sviluppo possa avere caratteri esponenziali. Un dato per tutti: 2020 in Italia il settore dell'e-commerce ha fatturato 23 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2019 di 5,5 miliardi di euro. Quindi già in un momento antecedente rispetto alla cosiddetta transizione digitale, noi ci troviamo davanti a un fenomeno dalle proporzioni veramente molto imponenti. Per e-commerce si intende ovviamente acquisto di servizi e acquisto di beni. Se limitiamo l'ambito dell'e-commerce a quello che qui ci interessa, cioè l'acquisto di beni, vediamo che nel corso del 2020 sono state concluse sulla rete 880 milioni di compravendite di prodotti. 880 milioni di prodotti più svariati nel corso del 2020 non sono state acquistate nel negozio tradizionale sotto casa, ma sono state acquistate tramite internet. Ma ci chiediamo, e si chiede chi 880 milioni di volte ha cliccato sul tasto del proprio telefonino o del proprio tablet, il tasto compra, e ha scelto quindi di farsi arrivare le lamette da barba a casa anziché scendere al supermercato di quartiere ad acquistarle, che cosa ci sia dietro rispetto a quel semplice gesto? Beh, dietro quel gesto c'è tanta cosa. Noi usciamo da un mondo virtuale, da un mondo digitale, da un mondo apparentemente pulito, ecologico, etereo, a un mondo reale. Andiamo a sporcarci le mani con attività reali, concrete, che sono la logistica e i trasporti. Perché il prodotto che io questa mattina acquisto online mi venga recapitato domani, o spesso anche entro la giornata di oggi, occorre che dietro a tutto questo ci sia un efficientissimo sistema logistico che riesce a gestire l'intera filiera, ma soprattutto occorrerà generare dei trasporti. Quindi a una crescita esponenziale dell'acquisto di prodotti online e quindi dell'e-commerce consegue e conseguirà una crescita esponenziale dei trasporti.
E come vengono eseguiti questi trasporti? Con quale tipologia di mezzi, in quale contesto e quant'altro? Beh, qui i dati sono abbastanza difficilmente ottenibili e difficilmente aggregabili. La rivista Uomini Trasporti pubblica periodicamente un volume intitolato 100 numeri per capire l'autotrasporto, che è un tesoro prezioso per chiunque si occupi di questa materia, di dati, statistiche, numeri sul mondo dell'autotrasporto. Il prossimo volume è in fase di stampa e verrà presentato in ottobre. Il direttore di Ubaldo, che è qui in sala e ringrazio per questo, ieri mi ha fornito alcune anticipazioni e alcuni dati che vorrei condividere con voi, perché sicuramente rilevanti ai fini delle tematiche di cui oggi noi ci troviamo a dibattere. Il parco di veicoli circolanti, veicoli industriali circolanti sopra le 3,5 tonnellate in Italia al 31 dicembre del 2020 constava di 696.000 mezzi. Questi 696.000 mezzi hanno un'età media molto elevata. Lo diceva prima il dottor Ippolito con riferimento ai mezzi privati, questo vale anche e anzi è accentuato per quanto riguarda i veicoli industriali. In Italia il parco circolante ha un'età media di 13,4 anni, a fronte di un'età media sicuramente inferiore, 9,6 e 9,3 rispettivamente in Germania e Francia, e più o meno dati simili negli altri paesi dell'Europa occidentale. Quindi parco veicolare vecchio equivale evidentemente a parco veicolare inquinante. Quanto inquinante? E questo forse è il dato che più deve fare riflettere. Il 56% di questi 696.000 mezzi e di classe ecologica Euro 3 o inferiore. Quindi significa che noi oggi abbiamo un settore, quello dell'autotrasporto, che in Italia, lo ricordo, pesa ancora per oltre l'80% della quota di merci trasportate, che viaggia con dei mezzi assolutamente non ecologici. E da molti anni, e non solo da quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica, che si sta cercando di incentivare il rinnovo di questo parco veicolare, però in realtà la politica degli incentivi si è visto non avere funzionato. Un dato per tutti, l'ultima tranche di contributi è stata pari a 197 milioni di euro, le richieste pervenute sono pari al 184% rispetto alle somme disponibili. E così dati simili li abbiamo avuti anche per il passato. Come diceva prima il professor Mattarelli, la cui relazione ho estremamente condiviso, chi non cambia un mezzo vetusto, soprattutto chi usa questo mezzo vetusto per la propria attività imprenditoriale, non lo fa perché non ha voglia di cambiarlo, lo fa perché non è nelle condizioni economiche di poterlo rinnovare. E qui quindi il tema della transizione ecologica nel settore del trasporto si scontra con quello che è uno dei temi storici del mondo dell'autotrasporto. Non è questa la sede per affrontarne le ragioni, ma insomma chiunque di voi abbia un minimo di dimestichezza con questo mondo sa che il mondo dell'autotrasporto in Italia è caratterizzato da imprese di prevalentemente imprese di piccola o piccolissima dimensione, che faticano a stare sul mercato e da almeno un paio di decenni faticano a coprire i costi di esercizio. Quindi in un contesto economico di questo genere effettivamente il problema del rinnovo del parco circolante è un problema molto rilevante che la politica si troverà a dover affrontare. E qui mi trovo ancora una volta a condividere i contenuti dell'intervento di chi mi ha preceduto, il professor Mattarelli. È fondamentale che non venga fatta una politica degli annunci, una politica eccessivamente oltranzista. Annunci volti a immaginare una messa al bando veicoli industriali a gasolio, l'introduzione dei veicoli elettrici in questo settore è assolutamente inverosimile. Esistono, le case produttrici hanno messo già sul mercato mezzi pesanti elettrici. Ma ci troviamo di fronte a problemi, a mio modo di vedere, insormontabili sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista economico, pensate che un veicolo a propulsione elettrica può costare attorno ai 350.000 euro, quindi quattro volte tanto
un moderno veicolo Euro 6 che già abbiamo visto non essere nelle capacità economiche della maggioranza delle imprese del settore. Per non parlare poi dei limiti tecnici, limiti che abbiamo visto esistere anche per l'autotrazione privata, per la circolazione privata di autonomia, ma che nel settore del trasporto merci vengono aggravati dalle problematiche sulla portata. Un full electric nel settore del trasporto pesante significa un mezzo che imbarca centinaia e centinaia di chili di batterie, a scapito della portata utile del mezzo, e quindi aprendo tutta una serie di altre problematiche in materia di congestione. Fatto 100, il trasporto globale complessivo in un anno, se io devo trasportarlo con dei mezzi che hanno una minor portata perché trasporto le batterie, significherà che dovrò fare più trasporti. In un contesto di mobilità mista questo rischia di aumentare e non diminuire l'inquinamento. E poi, ripeto, c'è il tema economico. Quindi sicuramente il tema della sostenibilità tecnica e della sostenibilità economica sono dei temi molto rilevanti. L'idea di un repowering o di un'incentivazione all'acquisto di mezzi usati, a mio modo di vedere, è un'idea che una realpolitik non dovrebbe scartare. L'abbiamo sentito prima, un Euro 5 alla fine è tutto sommato poco inquinante. Sostituire con degli Euro 5 quel 56%, riuscire a cercare almeno una quota di sostituzione di quel 56% di Euro 0 ed Euro 3 con degli Euro 5 potrebbe essere già un risultato comunque utile per il nostro contesto urbano. Ripeto, ci sarebbero alcune ulteriori considerazioni da fare, ma il tempo è quello che è, quindi prendo questo primo intervento come uno spunto che ha lasciato Montanari, cioè un primo incontro finalizzato poi ad approfondimenti specifici su singoli panel. Grazie. Io ringrazio il professor Campaile e faccio sicuramente mio anche lo speech da ultimo che è stato formulato circa anche l'incentivazione dell'acquisto di mezzi usati non inquinanti in funzione di sostituzione dei vecchi veicoli abbondantemente obsoleti. E prima di dare la parola all'ultimo dei partecipanti a questa tavola rotonda, il professor Leali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, mi scuso con voi, io devo scappare per un impegno ferroviario che non può essere posticipato, e credo che comunque siano emersi molti spunti interessanti da questo incontro, e do senz'altro la parola al professor Leali. Prego. Grazie professore, grazie ovviamente, mentre chiedo alla regia di caricare la presentazione, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto, perché la densità degli argomenti che hanno trattato ovviamente poi rende più facile il mio lavoro. Tra i vari spunti che sono stati richiamati ce ne sono alcuni che mi piacerebbe riprendere in questa fase. Sicuramente in apertura il professor Mattarelli ha detto il tema della sostenibilità della mobilità è un tema complesso e va trattato come tale, quindi non ci sono facili soluzioni in un sistema che sta evolvendo in modo molto repentino e imprevedibile. E un secondo spunto fondamentale l'ha dato proprio il nostro coordinatore, il professor Zunarelli, quando ci ha invitato a vedere non solo il tema della tecnologia, ma anche il tema delle competenze che poi alle tecnologie devono essere accostate. Non mancano solo autisti, ma mancano competenze nell'intera filiera che è collegata al tema della sostenibilità e che comprende ragionamenti che vanno non solo legati alle tecnologie che stanno evolvendo, ma vanno legati alle competenze giuridiche, mediche, economiche che devono essere messe in campo per poter gestire davvero con sostenibilità il cambiamento. E l'ultimo richiamo importante che diventa fondamentale in questa fase conclusiva dei ragionamenti che abbiamo fatto è quello che faceva proprio l'avvocato Campaille, dicendo: attenzione, la mobilità si intreccia con la digitalizzazione. Assolutamente vero, non c'è una strada oggi che possa privilegiare uno dei due aspetti se non visti appunto in modo estremamente integrato.
Persone, ambiente e industria sono tre dei pilastri che devono essere che devono sostenere questa evoluzione, questo cambiamento della mobilità. Se qualcuno di noi pensa che sia una fase di transizione, credo che debba invece mettere il cuore in pace, come si dice, perché ci sono dei mega trend a livello internazionale, a livello mondiale, che ci dicono che questo quello che sta accadendo è una fase di evoluzione, una fase di trasformazione che difficilmente potrà tornare indietro rispetto a quello che accade. Abbiamo nuove tecnologie, abbiamo la necessità di integrare tecnologie digitali all'interno delle nostre industrie, delle nostre aziende, così come oggi le tecnologie digitali permeano la nostra vita quotidiana, no? Siamo tutti ormai schiavi di uno smartphone o schiavi dei servizi che oggi ci vengono offerti in questo senso. Abbiamo un invecchiamento della popolazione progressivo e ahimè difficile da invertire nelle condizioni attuali, che porta il tema della sostenibilità della mobilità anche sul piano dell'inclusione sociale, quindi sulla capacità di offrire la possibilità di muoversi a un numero di persone sempre crescente, con a volte una autonomia ridotta rispetto a quello che avveniva nel passato. Capite quindi che i temi che si vanno ad intrecciare sono moltissimi, sono molto variegati, tanto che oggi a livello anche di ricerca in ambito europeo sono stati identificati delle linee di evoluzione molto nette che portano il nostro sistema della mobilità ad essere sempre più tecnologicamente avanzato, sempre più connesso, sempre più coordinato e sempre più autonomo. Altro tema che poi potrebbe aprire interessantissimi spunti di discussione, perché il tema dell'autonomia dei veicoli e della ricaduta che poi questa autonomia ha sugli aspetti giuridici o sugli aspetti assicurativi è ancora tutto da esplorare, da risolvere, quindi altro aspetto estremamente interessante da affrontare. Così come è interessante da affrontare l'evoluzione del mondo del lavoro che deve accompagnare questa trasformazione. Mi piace richiamare questo aspetto utilizzando questa immagine che personalmente trovo particolarmente efficace, perché ci dice come la prossima trasformazione sia difficilmente riconducibile a quello che sta accadendo oggi, cioè è difficile immaginare che cosa accadrà tra qualche anno. Il sistema politico, il sistema industriale si deve porre nelle condizioni di poter avere e di fare delle scelte talmente ragionevoli e talmente flessibili da poter essere adattate nel momento in cui le condizioni al contorno, come diceva anche uno dei relatori che mi ha preceduto, cambieranno. Quindi nessuna soluzione drastica oggi può essere una vera soluzione, perché il mondo sta cambiando e soprattutto diventa difficile prevedere come andrà a cambiare. Ma soprattutto questa è un'immagine che ho preso da un collega che di professione fa il futurologo, professione che credo 10 o 15 anni fa fosse difficile immaginare che avrebbe potuto trovare un proprio sostentamento e che invece oggi esiste, esperti proprio di quello che può accadere nel prossimo futuro. Ed ecco che quindi la mobilità diventa un tema così complesso da avere la necessità di richiamare competenze da sistemi anche profondamente, radicalmente diversi tra di loro, non solo quelli più vicini all'ingegneria, come vi dicevo, ma quelli, scusatemi, legati al mondo delle indagini giuridiche, al mondo delle indagini mediche, al mondo delle indagini economiche, tutte per poter arrivare a soluzioni che oggi sia possibile proporre come utilizzabili per garantire questa trasformazione del sistema. Scusatemi. Dal punto di vista delle competenze, questo fa sì che oggi l'addetto alla mobilità, nelle varie sfumature che gli possiamo attribuire, sia una specie di supereroe che deve sapere un po' tutto di tutti. E questo mette in crisi il sistema della formazione a livello generale. Non è un caso quindi che il professor Zonarelli sottolineasse
proprio un aspetto fondamentale. Bisogna comunicare questi cambiamenti, bisogna comunicarli in modo efficace, perché molti dei ragazzi che oggi frequentano il sistema scolastico probabilmente faranno dei mestieri che oggi non esistono. Questo ce lo dicono anche alcune recenti studi che sono stati fatti anche nella nostra regione. È necessario quindi trovare dei nuovi modelli di riferimento per la parte formativa, che hanno a che fare con quella che gli studiosi chiamano la quintupa elica della formazione. Cinque diversi sensibilità che devono interagire proprio per risolvere questi che sono temi fortemente attuali. L'industria in quanto sistema privato con capacità di investimento, il sistema governativo in grado di predisporre delle politiche che possano accogliere i cambiamenti, il sistema dell'accademia che deve produrre la ricerca e deve produrre la conoscenza necessaria per l'evoluzione, ma a questo si aggiunge il mondo della società civile che deve interagire, deve partecipare a queste trasformazioni, e non ultimo l'ambiente come obiettivo finale, quindi cinque attori diversi, cinque aspetti diversi che devono sapere interagire tra di loro. E in questo senso, proprio qui da Bologna, devo dire, noi siamo tutto sommato fortunati, perché viviamo in un ambiente che è quello della Motor Valley, che è già stato richiamato in precedenza, che ha tutti questi ingredienti e che offre delle grandissime opportunità. Bisogna però fare dei passi avanti, bisogna superare alcune barriere culturali, bisogna essere in grado di vedere il nostro territorio come un territorio unico, non diviso in province, non diviso in comuni, ma come uno spazio unico che possa essere la culla dell'innovazione, almeno per il sistema dell'automotive e della mobilità. Questa immagine che vedete, che io trovo particolarmente efficace, rappresenta il sistema della formazione regionale così come è stato pensato fino ad oggi e così come probabilmente dovremo continuare a sviluppare nei prossimi anni, e ha tra i suoi attori, tra l'altro, alcune firme importanti. L'attuale ministro Bianchi è stato proprio tra i promotori di questa visione molto integrata del sistema. Che cosa prevede? Prevede proprio la capacità di vedere, oltre alle tradizionali tecnologie abilitanti che sono state richiamate oggi, anche il tema della formazione come un aspetto fondamentale e necessario da sviluppare a tutti i livelli della formazione, partendo dalla scuola secondaria superiore, dalla scuola dell'obbligo, che ovviamente rimane tale, ma poi portata avanti a livelli diversi, con anche un cambiamento di visione rispetto agli obiettivi finali. Non dobbiamo essere tutti laureati, non dobbiamo essere tutti dottori, dobbiamo avere quelle competenze tecniche che ci consentano di interagire con i sistemi che oggi è necessario utilizzare per poter sostenere una trasformazione reale verso una sostenibilità che poi è interesse della società intera. Tra le tante iniziative ne cito una per motivi squisitamente di tempo, perché è particolarmente significativa rispetto al ragionamento che voglio fare, è che è quella dei MUNER, della Motor Vehicle University of Emilia Romagna. Per la prima volta, a partire dalla considerazione che non c'erano adeguate competenze, sufficienti competenze per supportare questa transizione tecnologica, alcuna dei player, anche tra di loro competitori, hanno deciso di sedersi intorno allo stesso tavolo e di scegliere di fare una politica comune. E se era difficile, come potete immaginare, mettere intorno allo stesso tavolo a ragionare due competitor importanti e famosi come Ferrari e Lamborghini, ad esempio, è stato ancora più difficile, ahimè, mettere intorno allo stesso tavolo i quattro atenei della Regione Emilia-Romagna. Proprio perché superare questa visione parcellizzata del territorio verso una visione comune e unica è stato un impegno molto molto gravoso. Oggi però si è arrivati ad avere una rete di università, che è quella delle università esistenti, che insieme pensano e lavorano per sviluppare
profili che siano adeguati a supportare la transizione ecologico, se volete, di cambiare il sistema della mobilità così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Questo è il modello che probabilmente dobbiamo considerare come riferimento. A livello nazionale lo si sta già facendo e dobbiamo essere in grado di trasferirlo anche ad altri ambiti, non necessariamente ingegneristici come quello che vi sto presentando, ma economici, giuridici, proprio perché diventa fondamentale superare la barriera tra pubblico e privato e lavorare insieme, perché l'interesse alla fine è comune. Bisogna superare la barriera tra discipline diverse, perché oggi la multidisciplinarietà è assolutamente un valore aggiunto, e bisogna essere anche in grado di rendere il più efficiente possibile lo sforzo che tutti noi stiamo facendo proprio per rendere concreta ormai, come vi dicevo, non reversibile trasformazione del sistema della mobilità. Io qui mi fermerei, nel senso che c'è qualche altra slide, ma credo che i concetti principali siano stati trattati, e quindi vi ringrazio per l'attenzione, e non so se Avvocato Campanella dirà lei una parola di conclusione della sessione. Io credo che un applauso doveroso, ma credo che, visti i tempi che oramai abbiamo sforato ampiamente, omettiamo delle conclusioni e lasciamo spazio al panel successivo.